Veneto Agricoltura ha presentato nella sua sede di Legnaro il report sull'andamento dell'agricoltura e l'agroalimentare Veneto nel 2017. Nonostante un andamento climatico penalizzante, il valore complessivo della produzione lorda agricola ha sfiorato i 6 miliardi di euro, in crescita del 3,9%. L'occupazione ha visto invece il numero di imprese agricole attive in flessione dello 0,7%. Però si registra una crescita sia delle società di capitali che delle società di persone. C'è stato un calo della produzione generalizzato a causa delle situazioni climatiche, dei geli che ci sono stati in primavera, delle calde temperature dell'estate. Dall'altra parte il valore della produzione, quindi il fatturato che è stato fatto, comunque leggermente cresce. Siamo a 5,9 miliardi di euro di fatturato del settore primario nel Veneto. Il 2017 si è caratterizzato per esempio per un settore del latte e della carne in ripresa rispetto a quello che accadeva negli anni precedenti, un aumento di consumi per la carne che in un certo senso era quasi inatteso. Mentre per esempio per le altre colture le produzioni sono calate per quasi tutte le frutticole, per la vite, per il mais, a dispetto di ciò il valore della produzione è aumentato. Quali sono appunto i settori che soffrono di più? I settori che soffrono di più, mi viene da pensare per esempio l'avicunicolo, siamo i primi in Italia come produzione, però è un settore che nonostante gli aumenti anche segnalati nei consumi fa fatica, diciamo, a riprendersi dal punto di vista della redditività delle imprese. È calata l'occupazione stagionale perché ovviamente con meno attività produttiva, con meno prodotto da raccogliere c'è stata necessità minore di manodopera, di stagionali. Dall'altra parte però cresce il numero delle aziende che si vogliono consorziare, quindi parliamo di aziende di capitali o di aziende di persone. Questo è un passaggio assolutamente determinante e importante per il futuro del Veneto, che è caratterizzato da una distribuzione di superficie per ogni agricoltore che è troppo piccola per far fronte alle nuove necessità, alle nuove sfide, per fare gli investimenti necessari. La parte del leone la fa come sempre la vitivinicoltura. La superficie evitata è di 80.255 ettari, con una produzione di 11 milioni di quintali di uva. Il Veneto nel 2017 ha esportato vino per 2,13 miliardi di euro, con un aumento del 6%. Gli spumanti, in gran parte rappresentati dal Prosecco, vedono crescite a doppia cifra sia nei ricavi che nei quantitativi.